Amici di Facebook, buongiorno, siamo a Belpasso in via Vittorio Emanuele III per testimoniarvi di un incidente stradale che è accaduto questa mattina, un incidente spettacolare e grave, ci sarebbero anche dei feriti, almeno uno delle persone rimaste coinvolte è stato trasportato in elisoccorso in un ospedale di Catania, al momento si sconosce la prognosi. Guardate queste immagini, sono eloquenti, praticamente un camion, forse a causa della rottura dei freni, è praticamente sceso ad alta velocità da via Vittorio Emanuele III, siamo a Borrello, salendo sul marciapiedi, travolgendo lungo il suo passaggio qualsiasi cosa, la tettoia di un bar, fioriere, anche delle statue che c'erano ai bordi del marciapiedi, per poi proseguire la corsa a velocità in discesa e travolgere anche un'auto che era in sosta, più auto in realtà travolte, ma questa l'ha presa proprio in pieno. Per fortuna all'interno della macchina non c'era nessuno. Il camion tra l'altro ha acquisito molta velocità perché è carico di terra, quindi la discesa e il peso del mezzo hanno fatto tutto il resto. Sono qui con il mio collega Orazio Caruso, che è arrivato anche lui sul posto e ha preso le prime informazioni. Orazio, quali sono le informazioni che possiamo dare ai nostri amici telespettatori di Facebook? Sì, buongiorno a tutti. Quindi dalle prime informazioni, quando siamo arrivati, innanzitutto l'incidente è successo intorno alle 11.30. E il mezzo, l'autocarro, un Fiat 79, scendeva da via Regina Elena quando si presume che i freni ha subito un guasto in mezzo, quindi diventando incontrollabile, travolgendo le auto. Purtroppo c'è troppo vento, magari parliamo più forte. Travolgendo le auto che erano in sosta. Una delle auto, una Fiat Panda di colore nero, è stata letteralmente travolta. I due mezzi sono saliti sul marciapiede travolgendo un pedone che si trovava sul marciapiede, ecco, facendolo letteralmente volare in aria, e poi in mezzo si è fermato sempre lungo il marciapiede. Se ci spostiamo lo vediamo anche dall'altra parte. Ecco, da quando ci hanno riferito le forze dell'ordine sul posto, sono presenti i carabinieri della compagnia di Paternò, i vigili urbani di Belpasso. Sembra che il conducente sembra che il conducente del mezzo sia scappato, non si sa perché, ma si è andato via. Infatti è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine. L'uomo invece ferito, sarebbe un settantenne del posto, è stato inizialmente soccorso. Era un pedone, giusto? Un pedone, sì. È stato inizialmente soccorso da alcuni medici inglesi che erano si trovavano a Belpasso per vacanza, da quello che mi dicono. E hanno prestato le prime cure, così come accanto al dove è avvenuto l'incidente c'è una parafarmacia con le farmaciste, con il personale dipendente che ha dato le prime cure anche loro. Subito dopo è stato allertato il 118 e anche le soccorse. Il 118, dopo aver stabilizzato il pedone, ripeto, non sappiamo ancora le condizioni, hanno trasportato il ferito all'elipista vicino allo stadio San Gaetano. Da lì l'elisoccorso ha trasferito il ferito in uno degli ospedali del catanese. Non sappiamo ancora le condizioni. Intanto il tratto in questione è stato chiuso al transito, è stato transennato, quindi sì, per appunto consentire sia le operazioni di soccorso, sì, sia anche per i rilievi del caso. Sì. I carabinieri, ricordiamo, stanno anche visionando tutte le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona. C'è arrivato anche adesso il sindaco. È arrivato il sindaco Daniele Motte insieme all'assessore alla Polizia Municipale Moreno Pecorino. Sindaco, se può un attimo, siamo in diretta a Facebook, sì, con gli amici di Videostar. Buongiorno. Buongiorno sindaco, buongiorno assessore. Che cosa è successo da quello che voi sappiate? È successo un disastro dovuto a una causa. Ma anche un miracolo oggi. Una causa. Come dicono, che sono rotti i freni di sto camion e ha travolto un po' tutta la piazza, con le macchine, le persone e tutto il resto. Si parla di un ferito? C'è un ferito, è stato portato a Cannizzaro con l'elisoccorso e speriamo che se la cavi, perché diciamo che non era in ottime condizioni. E
diciamo che è stato un miracolo, insomma, che non è successo. Poteva succedere. Diciamo solo questo. Assessore Pecorino, ci dicono le forze dell'ordine che il conducente del mezzo è andato via, è scappato, è così? Stiamo controllando le telecamere, quindi siamo a lavoro, siamo al comando di polizia urbana in collaborazione con il comando dei carabinieri e faremo di tutto per individuare immediatamente il fautore, ecco, della mancata strage, possiamo dire questo. E magari si è allontanato perché ha avuto paura? Non lo sappiamo, non lo possiamo, quindi non, certo, non possiamo esprimerci, certo, in tal senso, però possiamo dire veramente siamo sconvolti, ma poteva accadere veramente di peggio, perché davanti al bar, in piazza, è sempre il quartiere forse fra i più frequentati della nostra città, e quindi considerato che l'auto la fiamma panda è stata trasportata per oltre 50 metri, ripeto, considerando quanta gente, i tavoli fuori o meno, forse questo periodo di pandemia e la fortuna oggi ci hanno graziato, fra virgolette, poteva andare sicuramente peggio. Grazie assessore. Grazie assessore. Grazie, assessore. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Niente, per il momento allora... Ricordiamo che i danni sono stati riportati anche alle strutture, per esempio ci sono anche le colonnine del gas che i tecnici stanno controllando, perché forse hanno subito... La cassetta delle poste. La cassetta delle poste, per esempio, è stata completamente diversa. Così come per esempio c'erano delle statue, che ricordiamo Belpasso è una delle città che ha puntato sulla cultura, sul turismo Orazio, culturale. Possiamo per un attimo immaginare, metti caso che il camion anziché fermarsi qua sul marciapiedi prendeva proprio la strada in discesa, che cosa poteva accadere? Non riusciamo a immaginare cosa sarebbe successo. Anche perché avrebbe preso abbastanza velocità. Certo, avrebbe preso velocità essendo in discesa, avrebbe travolto le auto che sarebbero... Speriamo di poter parlare di miracolo, speriamo che il signore che è stato ricoverato non abbia subito gravi conseguenze e possa subito rimettersi il prima possibile. Intanto continuano le operazioni di soccorso e le operazioni di ripristino sia dei luoghi della carreggiata, della sicurezza, e rimettere in sicurezza un po'. Magari maggiori dettagli li daremo in seguito, sempre su questa pagina Facebook e anche in televisione. Per il momento sì, direi per il momento di chiudere qui e ci aggiorniamo più tardi. Buona giornata. Arrivederci.